Fin qui Twitter sembrava immacolato, intoccabile, eppure sembrano le cose stiano calando a picco. Sta succedendo proprio ora: Elon Musk è diventato proprietario del social dell'uccellino azzurro. Cos'è successo dopo la sua manovra? Ciò che sta vivendo una delle piattaforme più immacolate ha dell'incredibile e rimarginare le perdite è davvero complicato. Chiocciola Websource. Negli ultimi tempi, da un punto di vista societario, Twitter è stato sulla bocca di molti. Dopo aver rilevato l'azienda, Elon Musk ha inviato un'email a tutti i dipendenti mettendo fine allo smart working e annunciato tempi duri per il social network. Adesso si torna a parlare dell'uccellino azzurro cinguettante, ma per altri motivi. A diffondere la notizia su una perdita è l'avvocato di Elon Musk, che riporta che il suo assistito potrebbe andare incontro a multe da miliardi di dollari proprio a causa della nuova acquisizione. Stando a quanto riportato da The Verge e Slash VR, le sanzioni sembrerebbero essere derivanti da problemi con la violazione della privacy e sicurezza della piattaforma, condizioni calate ancor più dopo le modifiche del CEO di Tesla. Twitter. Fulmine a ciel sereno. Tre colossi dell'azienda presentano le dimissioni: il miliardario Elon Musk, foto ANSA. In seguito a queste vicissitudini che hanno investito Twitter, Damien Kiran, Chief Privacy Officer, Lea Kissner, Chief Information Security Officer, e Marianne Fogarty, Chief Compliance Officer, hanno ufficialmente dato le loro dimissioni. Come se non bastasse, il team privacy di Twitter ha diffuso una nota pubblicata su Slack e successivamente da The Verge in cui non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Elon ha dimostrato che la sua unica priorità relativamente agli utenti di Twitter è capire come monetizzarli. Non credo sia interessato agli attivisti per i diritti umani. All'interno della stessa nota, è presente anche una puntualizzazione su delle presunte dichiarazioni da parte dell'avvocato di Musk che avrebbe ammesso che l'imprenditore non è spaventato, ma si assume la responsabilità di affrontare l'FTC. Secondo quanto stabilito dall'avvocato, le multe da miliardi di dollari potrebbero giungere in caso di incongruenze che sembrano star circolando. Vi sono rumors sempre più insistenti circa la revisione dal punto di vista della privacy dell'azienda. Nel frattempo, il nuovo acquirente di Twitter sostiene, senza entrate significative da abbonamenti, ci sono buone probabilità che Twitter non sopravviva all'imminente recessione economica.